Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi voglio parlarti del film Tolkien. Il film è uscito il 19 del 2019, quindi essendo settembre, sempre se non ho sbagliato i miei nuovi calcoli, dovrebbe essere il mese giusto e non come nel video di Bilbo. Il film l'ho visto per la prima volta quest'estate e devo dire che l'ho trovato molto ma molto commovente. Mi ha fatto venire brividi e quasi stavo per piangere. Mia madre, diciamo che si è messa a piangere e lei non è molto fan del professore, anche se alla fine del film ha detto: certo che questo uomo è un genio e poverino, mi dispiace per la vita che ha avuto. Ma dettagli a parte, il film parla principalmente della sua giovane età, quindi del periodo in cui è andato in guerra, e ci mostra principalmente la TCBS, il gruppo segreto che aveva creato il professore con i suoi tre amici, di cui vado a leggere il nome perché me li dimentico sempre: Rob Gilson, Geoffrey Smith e Christopher Wiseman, amici che la maggior parte sono morti durante la prima guerra mondiale e di cui il professore ha risentito tantissimo. E quindi il film ci mostra la grande importanza di queste sue amicizie, compagni di scuola con cui prima non andava particolarmente d'accordo, con persone abbastanza diverse fra loro ma che avevano comunque in comune la passione per l'arte, qualsiasi tipo di arte. C'era chi suonava il piano e chi componeva musica, chi disegnava e chi scriveva poesie e chi come professore scriveva storie. E la cosa più bella del film, secondo me, è stata proprio vedere questa amicizia così vera, così forte, che si vedeva in ogni scena del film. Ma oltre a questo, ci viene mostrato anche il suo amore per Edith, che nel film, a parer mio, è molto simile al personaggio di Eowyn, perché è una donna forte, coraggiosa e ostinata, ma come ha sempre sostenuto il professore, aveva una grazia così angelica proprio come Lúthien. Non a caso il professore la chiamava sempre Lúthien. E c'è una scena bellissima dove c'è lei che danza e sembra proprio di vedere la scena in cui Lúthien danza tra gli alberi, tipo: oh, che carino! E anche il rapporto con Edith e il professore trovo che sia molto ma molto ben realizzato e traspare proprio l'amore sincero che provava il professore per Edith, cosa che io semplicemente leggendo le lettere avevo potuto riscontrare. E devo dire che comunque il film lo racconta in modo delicato, gentile e molto puro, così come si riesce a leggere nelle lettere, e ho apprezzato tantissimo questo perché potevano anche fare una cafonata. E un'altra cosa che mi è piaciuta è stato vedere il professore durante la guerra, e in questi momenti l'ho percepito come se fosse il personaggio di Frodo, per la sua sofferenza che viene mostrata nel film, il suo malessere fisico che vediamo. È come se mostrasse il malessere spirituale di Frodo, o comunque come se mostrasse la fragilità e la debolezza di Frodo negli ultimi momenti in cui si trova a Mordor. E un'altra cosa che mi ha fatto tanta tenerezza e mi ha fatto sorridere è l'introduzione del personaggio creato dagli sceneggiatori di Sam, che è semplicemente un soldato semplice. E devo dire che la realizzazione di questo personaggio ha accentuato di più
il fatto che io rivedessi in Tolkien il personaggio di Frodo, ma comunque ho trovato molti parallelismi tra la storia che viene raccontata nel film e Il Signore degli Anelli. Primo fra tutti è proprio questo qui che ho appena detto, ma poi vi è anche la storia d'amore un po' tormentata del professore con Edith, che ricorda molto quello di Aragorn e Arwen, o come il professore si definiva, Beren e Lúthien, o comunque anche tramite l'amicizia del professore con i suoi amici, ricorda un po' il rapporto che c'era tra i 9 membri della compagnia, unita da una fratellanza sincera e pura tra persone che sono molto diverse fra loro, ma che comunque riescono ad andare d'accordo per amore di qualcosa di molto più grande, senza stare a vedere la classe sociale o quant'altro, semplicemente uniti da un puro scopo che hanno in comune, esattamente quello che succede ai 9 della compagnia, uniti dal desiderio di liberare la terra di mezzo e di renderla un posto migliore, riescono a far fronte alle diversità che hanno e ad andare d'accordo e a volersi sinceramente bene. È una cosa che ho apprezzato tantissimo. E questo secondo me mi fa anche capire che all'interno del Signore degli Anelli abbiamo anche tracce dell'amicizia del professore con i suoi amici che sono venuti a mancare a causa della guerra. È come se il professore abbia voluto in qualche modo a rendergli omaggio tramite le vicende del Signore degli Anelli. E quindi sì, ti consiglio di vedere il film se ancora tu non l'hai visto, e sono molto felice che finalmente siamo riusciti ad avere un film riguardanti il professore, perché aspettavo con ansia questo momento e finalmente abbiamo avuto un film su Tolkien. Ma la famiglia del professore non ha preso parte alla realizzazione del film, quindi non è stato approvato da loro. Però sinceramente sono felice comunque che sia stato fatto e che siano stati molto delicati. Forse una pecca è l'assenza della religiosità del professore, perché comunque la fede per il professore era un pilastro importante, e ho sentito tantissimo la mancanza di questo fondamentale elemento nel film. Però sono comunque molto soddisfatta del prodotto. Mi sarebbe tanto piaciuto poter conoscere il professore nella vita vera, mi sarebbe tanto piaciuto poter parlare con lui di fantasy e di immaginazione e di arte e creatività. E sarò ingorda io, ma mi piacerebbe anche che realizzassero una serie TV dove vanno proprio nel dettaglio proprio, e che siano tanto fedeli, però mi va bene così, lasciamo così, mi va bene così. Quindi questa è la mia opinione. Fammi sapere tu cosa ne pensi del film, se l'hai visto. Se non l'hai visto, vai a recuperarlo, perché è molto bello, è molto toccante, è molto pieno di feels. Quindi fammi sapere tu cosa ne pensi, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed epica giornata. Ciao bello!